Allora, salutiamo il papà Marco Colantoni. Buongiorno. E salutiamo Chiara Colantoni. Ciao a tutti. Senti questo rumore, cioè, te lo sogni la notte? Mi raro ormai. Eh? Ormai tutti i giorni. Tutti i giorni tutte ti alleni. Le ore del giorno, quindi. Allora, ti alleni, intanto partiamo proprio da te. Tennis da tavolo, quindi è proprio un vero e proprio sport. Come funziona? Quando si comincia? Quanto ci si allena? Raccontami qualcosa che ti riguarda. Come pochi sanno, è uno sport olimpico e quindi è importante. È uno sport dove bisogna allenarsi il più possibile. I cinesi si allenano praticamente dalle 8-9 ore al giorno. Io mi alleno sulle 5-6 ore al giorno e prima si inizia e meglio è. Io ho iniziato che avevo 7 anni, ovviamente all'inizio è più facile apprendere, quindi è molto più favorevole iniziare da più piccoli, però anche iniziando all'età un po' più grandi non è detto di non ottenere risultati. Vabbè, poi non è che tutti possono diventare campioni come te, insomma, si può fare anche per divertirsi. Sì, ovviamente c'è anche a livello amatoriale, è importante lo sport, il divertimento, quello prima di tutto. Senti, ma ti è mai venuto in mente di fare anche tennis? Sì, mi è venuto in mente, però avendo comunque mio padre il presidente dell'associazione di tennis tavolo, quindi ho sempre continuato sul ping pong. È vero, presidente Marco Colantoni, che non è proprio tanto diffuso il mondo del tennis da tavolo in Italia, anche se poi quando uno trova un tavolo da ping pong dovunque ci gioca, però... Forse è lo sport più praticato, il fatto del... Negli oratori, sì. Nei bar, biliardino e ping pong, forse sono quelli dove lo sport viene più praticato, però poi... come sport non è conosciuto. Perché? Forse c'è poco marketing, non riusciamo a promulgare adeguatamente la nostra attività, sia come società, forse come associazione o anche come federazione, ecco. Senti, ma sono raggiungibili questi? Quali sono quelli più bravi, giapponesi o cinesi? Cinesi. Sono raggiungibili questi cinesi? No, no, ma perché? È tanto allenamento dietro, tanto. Loro è il loro sport di punta? Sì, praticamente sì. Certo, a calcio sono scarsi. In qualcosa. Ma stanno migliorando anche lì. Lo dice proprio rassegnata, pace, non li batterò mai i cinesi, porca miseria, Che poi tu giochi con le donne, pensa agli uomini, cioè nel senso... Ma poi... più o meno la differenza è quella tra uomini e donne, forse anzi le donne sono un divario ancora maggiore rispetto non solo a noi europee, certo, ma anche asiatici. Tu dici un italiano che è bravo a fare tennis da tavolo può battere una donna cinese? No. Vince la donna. Anche le donne sono brave, quindi. Molto. E senti, e in Italia sono più brave le donne o gli uomini? Cioè nel senso, i maggiori risultati nel mondo come... Gli uomini. Però noi donne piano piano ci pensiamo a far valere, speriamo di raggiungere anche noi dei risultati. Ti senti migliori. Proprio la responsabilità del tennis da tavolo, proprio non solo come te atleta. Sì, comunque noi gareggiamo come nazionale a livello europeo e mondiale, quindi siamo noi che rappresentiamo l'Italia, ovviamente mettiamo il massimo di quello che possiamo, però non sempre va nel modo sperato. Ecco, Marco Colantoni, c'è una struttura, a quanti anni si può arrivare, come funziona? Raccontiamo Eureka AD. Allora, l'Eureka è nata nel 1998 per un'esigenza che le società all'epoca erano improntate soltanto per la parte agonistica, invece noi l'avevamo vista insieme a mia moglie, che ora non c'è più, a fare tennis tavolo per tutti e quindi dare le possibilità, stesse possibilità a tutti, sia dal bambino alla persona più anziana. Se pensiamo che oggi una persona più giovane, che io consiglio più giovane, ha 86 anni e forse è quello che dà più entusiasmo a tutta la nostra palestra e quindi danno grosse motivazioni a tutti quanti di poter arrivare, è stato campione italiano della sua categoria 2 anni fa. Allora io ho detto vorrei venire, ma mi sono rotto il tendine d'Achille perché
So che è pericoloso per i tennis d'Achille il ping pong, ma tra di voi lo chiamate ping pong o tennis tavolo? Tennis tavolo. Specifichiamo, perché noi sempre intendiamo come le persone vengono a visitarci o a affrontare come discorso di palestra, noi lo improntiamo come discorso di sport e non di attività di gioco. Certo. Non cosa, perché noi facciamo sempre una piccola preparazione atletica, tutto quanto, per qualsiasi età e categoria, sia che sia agonistico o amatoriale. Chiara Colantoni, sei mancino o destra? Destra. Destra. Ahimè. Ah, perché i mancini sono più forti? È un po' più fastidiosi. Beh, lo dice poi lei, gli è venuto in mente un avversario mancino, esatto, che... Ci ho appena giocato 2 giorni fa e ho perso, quindi quest'astio contro i mancini ce l'ho. Va bene. E allora, e questa stagione cosa farai? Ci sono dei tornei nazionali? Come funziona proprio tutto il mondo del tennis tavolo? Allora, la nostra attività si svolge durante l'arco della settimana con gli allenamenti, tutto quanto, sia per i ragazzi, per gli agonisti e che anche per gli amatori. E a fine settimana, nel weekend, noi svolgiamo delle attività promozionali per gli amatori, quindi dei tornei esclusivamente per loro, e attraverso un ente di promozione dello sport che è l'AICS. E invece, per quanto riguarda gli agonisti, abbiamo sia l'attività individuale che a squadre. La nostra squadra di punta è nel campionato di B1 maschile, e poi abbiamo anche la C femminile. Perfetto. Allora, per informarsi dove devono venire le persone che volessero portare bambini, figli? Ci possono seguire o su Facebook. Dove? Sul ASTT Eureka. ASTT Eureka? Eureka. Sono il numero telefonico mio è 333 46 25 600. Sono via email info@astteureka.it. Oppure seguirci sul nostro sito www.astteureka.it. Senti, ultima cosa, sto vedendo i video, no? Ci sono vari tipi di insomma, tanti tennis tavolo intorno anche, ma il pubblico? Il pubblico è in alto e vede tutti o non c'è? Non c'è. Ma perché no, non c'è? Sono solo i partecipanti che stanno allo stesso livello dei giocatori, sì. In base alle manifestazioni poi ci sono più pubblico o meno pubblico, ma diciamo che il pubblico non è molto. In Asia ci sono sempre molti spettatori, ma vabbè, qui Europa non c'è proprio il posto difficile. Dei spettatori. Sì. Incavoliamoci, no? Cioè, non abbiamo spazio. Cioè, se io voglio venirti a vedere non ti posso venire a vedere? No, puoi venirmi a vedere. Però... ma se siamo più di 30, no. Stiamo sempre alla ricerca di spazi appropriati dove poter fare attività sia dalla mattina alla sera. Però non voi tu, Eureka, ma io parlo quando lei va in giro. Ma qui. Perché la situazione è la stessa, i problemi che troviamo noi li trovano anche le altre associazioni. Cioè, c'è posto massimo per? Una decina di persone. Vabbè, ecco perché non c'è successo, insomma, bisogna mettere il pubblico. Esatto, ma è un problema proprio mondiale. Europeo, sì, mondiale. Lo so, ragazzi. Vabbè, però secondo me Chiara continua così fino alla fine, ancora 100 anni così. Sì, speriamo, la passione comunque fa continuare. Grazie Marco Colantoni, presidente Eureka D. Grazie campionessa Chiara Colantoni. Grazie a te.